Giochi di Contrada 2018. Ritorna la prima sfida all'ultimo fornello tra piatti preparati da cuochi inconsueti. Andiamo a scoprire la Contrada di Rivasecca, dove i nostri provetti cuochi per un giorno ci prepareranno il loro piatto. Siamo la Contrada di Rivasecca. Quest'anno proponiamo il piatto gnocchi ripieni di spinaci e ricotta. Andiamo a farli. Per fare il nostro piatto servono patate lesse, farina, uova, sale. Poi, per il ripieno, spinaci bolliti e ricotta. E come condimento, formaggio, panna e ricotta affumicata. Si pelano le patate e poi si schiacciano col schiacciapatate. Si aggiunge un po' di sale. Si mette un uovo. E si amalgama il tutto. Si aggiunge un po' di farina per amalgamare il composto. Perché abbiamo scelto questo piatto? Ma un po' casuale, poi anche per poter usare i prodotti del locali. Infatti abbiamo messo la ricotta del de Doc, del Ruggero, i formaggi de Stramare e poi le patate de Melies. Adesso stendiamo la pasta e poi con un bicchiere facciamo i cerchi che servono per i nostri gnocchi. Una volta fatto i cerchi, proseguiamo con il ripieno, che è composto da spinaci e ricotta. E poi aggiungiamo un pezzettino di formaggio nostrano. In questo caso il formaggio è Morlacco e Scheck. E adesso mettiamo a bollire l'acqua. E adesso prendiamo il sale grosso e lo mettiamo in acqua. Metto un po' di sal perché i nostri formaggi sono gustosi e saporiti e quindi rischiamo di salare troppo il prodotto. Col far fuoco, sennò l'acqua non la bui. Davide, portami il quercio. Questo qua è il condimento che va a accompagnare al piatto. L'ho composto dai nostri due formai che avevamo usato, che è il Morlac e Scheck della Caterina, con Gioffè de Lat. Volendo si può usare anche la panna. E un poca de fecola perché non si addense, che non viene duro insomma. Vuoi mischiare il formaggio perché sennò si attacca e che viene un po' omogeneo e liquido insomma. Adesso metto i gnocchi su un piatto per portarli sulla fornella a cucinare. Tiro via il quercio. Gnocchi, quando che gli è cotti, se capisci perché niente in su, niente in alti. Niente a galla. E se l'acqua non la vuoi, go rimettere al quercio. Verde un po' la porta e uscite il diretti. Va bene. Nora, vieni dopo che gli inizi a galla. Tre e inizi a galla. Adesso tiro un fora e metto su un passarì. Adesso metto come base al nostro formai sciolto e dopo che non tonsora il gnocco. E come ultimo tocco finale, ricotta fumegata, una grattatina. Bocca. Ecco a voi, gnocco ripieno, ricotta e spinaci e puina sotto, perché la ricotta in dialetto si spuina.
di Contrada, noi di Riva Secca, vi abbiamo proposto gnocchi ripieni, ricotta e spinaci. Buon appetito a tutti e una grande festa col vin di Riva Secca. E vai! E cin cin a tutti! Buon appetito a tutti! Cin cin! Vota il piatto e la contrada che vuoi far arrivare in finale mettendo mi piace a questo video se lo stai guardando su Facebook o su YouTube, oppure entrando nel sondaggio online se lo stai guardando dai siti internet. La finale tra le borgate che avranno ricevuto più voti si svolgerà venerdì 26 ottobre 2018 alle ore 20 presso la 114esima Fiera Franca del Rosario di Segusino, in una serata show cooking dove i piatti delle contrade semifinaliste verranno preparati in diretta davanti al pubblico, degustati e poi votati dai partecipanti all'originale cena. Per partecipare alla serata e fare parte della giuria, inviare un messaggio WhatsApp, SMS o telefonare al 340 62 85 209. Cuochi di Contrada, la prima sfida all'ultimo fornello tra piatti preparati da cuochi inconsueti.